Prima di cominciare, vi ricordo che per la ricerca delle squadre, la valutazione in base alle stelle possedute è stata attuata applicando no alla voce condizione live. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornati qui sul quarto episodio delle squadre più scherze di FIFA. Siamo pronti oggi a continuare, scusate ancora la voce raga, però abbiate pazienza, è passato del tempo, lo scorso episodio, dico sempre che lo sto registrando adesso, subito dopo quell'altro, quindi la voce è sempre quella. Siamo oggi pronti per andarci a affrontare una nuova partita. Il quarto episodio prevederà l'utilizzo del Bohemian FC, squadra irlandese da mezza stella, con attacco e difesa diciamo in forma tra virgolette, ma comunque sempre una squadra che rimane da mezza stella. Andiamo a vedere un attimo quali sono i nostri possibili avversari, o meglio chi ci è rimasto, il nostro avversario da poter affrontare, e vediamo chi è che ci capiterà. Allora, questo qua è il resoconto. Abbiamo comunque già fatto fuori Manchester City, Valencia e Torino nello scorso episodio. Torino. E insomma, ci sono ancora tantissime valide squadre che potrebbero capitarci. Spero non ci capiti una squadra tanto forte, anche se comunque qui ci sono tutte le squadre più forti del gioco. Ma a prescindere, comunque quella da 5 stelle è più forte da quella da 4, ma comunque più o meno le squadre sono allo stesso livello. Quindi andiamo subito all'estrazione del nostro numero casuale per vedere quale sarà il nostro avversario. Ed eccoci qui signori, l'urna della morte, l'estrazione del numero casuale. Non ci sono più i numeri 43, 78 e 35 che sono già stati estratti nei primi tre episodi. Quindi qui dentro ci sono rimasti i numeri da poter estrarre. Andiamo a procedere con un'estrazione, insomma tagliamo corto e vediamo quale sarà il nostro avversario. Andiamo sempre una mescolata, perché facciamo sempre 4-5 giri. Provo a mescolare, facciamolo uscire, vi faccio uscire un'altra mescolata. È uscita la pallina signori, vediamo un attimo che numero è uscito, ve lo faccio vedere. 85 signori, 85. Si vede, no? Si vede. Quindi signori, andiamo a vedere quale sarà il nostro avversario, quindi torniamo al tabellone e vediamo chi dobbiamo affrontare. Ok signori, 85, quindi terza colonna perché vanno di 30 in 30, 369. 85, minchia, dobbiamo affrontare l'Arsenal, ladies and gentlemen, squadra inglese. Quindi andiamo a scegliere l'Arsenal. Eccoci qui, selezioniamo intanto il nostro Bohemian perché è normale, giusto? Inghilterra, eccolo qui, Arsenal, 5 stelle signori, 85, 80, 280. Sì che loro hanno calo di difesa, ma comunque 180 è, cioè non è che c'è sta poco da girarci intorno. Signori, scegliamoci la nostra bella divisa, vabbè manteniamoci quella in casa, allora gli mettiamo questa azzurrina che è molto fashion. Facciamo una formazione e signori, ci vediamo in campo. Però stavolta cambio lo stadio, Eccoci signori, al Villa Park, signori, il pubblico dalle grandi emozioni. Siamo qui, Bohemian FC contro l'Arsenal. È tosta sta partita, è tosta. Schippiamo signori, eccole qui, pronti. La formazione che utilizziamo quest'oggi è un 4-4-2. Ho lasciato invariato quella che avevo di default, che diciamo sto facendo sempre con ogni squadra. A meno che magari non utilizzano formazioni che non uso, ma finché sono 4-4-2, 4-3-3, roba così che uso, insomma. Va bene, oh, merda. Merda, vai con il tiro! Signori, 2 minuti e siamo arrivati avanti. Incredibile, meraviglioso. Merda, non te girà. Bello così che l'hai visto. Prova a tirare da fuori, incredibile! C'è che ci mette una pezza. Mister Coppoletta, tutti con la coppoletta, signori. Sono tornati, tutti con la coppoletta. Grande Peter. Si mette in mezzo signori, si va a saltare, prova a tirare al volo, sempre c'è Mister Coppoletta che la prende, vai che l'hai visto giù, vai che l'hai visto sotto, cambia direzione, prova al tiro, ma non curi mai, Mertesacker è lento, cioè dovremmo riuscire a superarlo in velocità pure con questi che hanno la velocità di una lumaca vista in slow motion. Grande, madonna signore, un mostro questo terzino. Madonna, vai che l'abbiamo culato, rientra, prova a tirare! Non culi mai, c'è che il signore ti freghi l'anima.
No, ma chiaramente dirà: oh, grande, grande che sei girato! Vai a finale! Cioè, c'è la giocatore in mezzo, non c'è segrete! Non c'è segrete! Holy fuck! Gli angoli sono difficili! Sono complicati perché invece non salta, ma salta! Prima santo! Corri! E se Pellegrino questo c'ha 77.000 di velocità, mortacci sua! Finisce il primo tempo, signori, 0-0. Bohemian Arsenal, stiamo resistendo bene. Statistiche che insomma parlano chiaro, siamo sopra in tutto, sia che il possesso che con i tiri, insomma. Il problema è che non basta. Dentro con il secondo tempo, si riconferma il pressing alto. Occhio raga, occhio, occhio, mannaggia quel porco. Bello così, bello signori, vai così. Vai che hai visto, fuori gioco era fuori gioco. Però te ce fanno credere fino alla fine, mortacci tua. No, se no, se la cazzetta, fermalo! Cioè, raga, che ti fa? Un tiro che te fanno ti segna. Un tiro un forte che gli arriva e segna. Ma è normale, ma questi qua sono forti. Calma, raga, dai, calma, calma. 0-0, 0-0. Continuiamo a fare la nostra partita come stavamo facendo prima. Anche se adesso la partita, insomma, cambia. Perché comunque siamo sotto di 1-0. Dobbiamo recuperare un gol di svantaggio. Guarda che cazzo hanno preso! Veramente sono mostruosi, veramente sono mostruosi! E i giocatori miei come cazzo stanno posizionati? Porca troia! Dai, prendi questa palla! Raga, stanno a far girare bene palla! Coppa, se mi devi farlo conto ovviamente ti mettevo le mani addosso! Guarda quanto vuole questo! Non era fuori gioco! Non era fuori gioco questo! Stava 5 metri avanti! Ma raga, ce la fai, ma è normale! Guarda quello come è partito velocità, guardalo via! No, stava dietro la linea della palla. Sai che stava dietro la linea della palla. Tosta. La partita è ancora più complicata del previsto adesso. Primo tempo. Ma perché l'hai ridato da là? No, sono morti, sono andati. Sono andati al bar, sono andati al bar tutti quanti. Vai! Vai! Ma perché nessuno scatta? Cristo Dio! Perché nessuno scatta in avanti? Porca troia maledetta! Eppure glielo dico di fare inserimento, glielo dico! E manco una volta sola, glielo dico di continuo, inserisci di figlia di puttana, ma lui no! Lui non si inserisce perché è uno stronzo di merda! Dai! Dai! Vai a finale! Un tiro di cacca! Ma mortacci suo! Salta! Se domani mattina se vedemo a Roma, dobbiamo stare tranquilli, però il problema è che adesso siamo all'82esimo, due gol non si recuperano, signori. A meno che non lo facciamo adesso un altro, ma questi non scattano se non si sa dove si bloccano. Pronti! Lo sei, c'è sta sempre qualcuno in mezzo. Dai, dai, guardalo! Ma deve prendere per forza quello dell'Arsenal, porco Dio, non prende per forza loro. Non c'aveva nessuno a tirarlo, quello si è sbilanciato da solo così, totalmente a caso, totalmente a caso. È finita! Anche questa finisce qui! Una sconfitta di 2-0, due gol presi nel secondo tempo, dopo un tempo dominato. Alla fine però il secondo tempo hanno meritato, perché alla fine noi non siamo riusciti a fare niente di che. Qua intanto va bene, insomma, non è che siamo stati veramente... Diciamo che il migliore in campo è stato Pente, il capitano, il terzino destro, che insomma ci ha aiutato quel che poteva, anche perché non è stato facile. Signori, anche questa partita comunque si conclude con una sconfitta, 2-0 secco, comunque ci sta ragazzi, ci sta. C'è da migliorare, c'è da continuare a rimanere concentrati sulle prossime partite, signori. Per il momento ora vi lascio un like, un commento, iscrivetevi se non è ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Scherzi di FIFA e ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.